Serviva uno stronzo, hanno preso uno stronzo vero, cioè me stesso, per fare il film. Naturalmente questa sceneggiatura a me è arrivata, a me Alessandro, mentre giravamo la prima serie di Boris del 2006. E poi mi era piaciuta subito, avevamo anche dato l'adesione, insomma, poi il discorso si è inceppato, poi fortunatamente è ripreso. Per quanto riguarda, sì, è curioso vedere un portatore di handicap che ha un brutto carattere, così cattivo e così bastardo nei confronti di chi lo deve, appunto. Però d'altra parte quello era, io mi sono divertito, tra virgolette, anche a mettere il piede sull'acceleratore anche di quell'aspetto lì. Comunque il risultato mi sembra buono, perché comunque si crea un rapporto molto molto particolare tra il portatore di handicap e il suo badante, e alla fine diventano addirittura amici. Alessandro. Sì, il tema della disabilità, in realtà il cinema ha sempre trattato un po' questo tema in maniera non veritiera, secondo me, diciamo che c'è sempre stata una visione del disabile come una persona triste, pensosa, mentre invece poi questo è il pregiudizio che secondo me il cinema ha creato intorno al tema della disabilità. In realtà ci siamo divertiti proprio, cioè il problema di Mario Spada era non saper come pippare la cocaina se non aveva qualcuno che lo aiutasse a farlo, quindi diciamo che a parte poi la sua vita privata, però il problema era quello, quindi cercare di dargli questo, insomma. E poi non so se ci siamo riusciti, però penso che ci siamo. Però ecco, appunto, era questo non voler essere buonisti a tutti i costi, come ci ha un po' abituato il cinema.